Ciao a tutti, oggi facciamo un tutorial su come cambiare i freni della Vespa PX alla ruota posteriore. Io ho già tolto la ruota di scorta, la ruota posteriore e ho alzato la Vespa appoggiandola su un blocco. Poi, giustamente, tanti magari hanno dei cavalletti o in altro modo la alzano, però io ho tolto le scocche e il parafanghino e l'ho appoggiata sul telaio. Adesso prendiamo praticamente un cacevitino per togliere questa borchia qua che copre praticamente il dado del mozzo. Adesso a questo punto qua, qui c'è una coppiglia. Questa coppiglia qua va praticamente messa, va praticamente girata e poi tolta. Adesso prendiamo un piccolo punzone per addrizzarla, perché alcune coppiglie sono girate in qualche modo, altre in altre. Adesso con un punzone martellino ci battiamo sopra, così la facciamo in modo che sia dritta per farla uscire. Poi battiamo piano piano, poi prendiamo una pinza per toglierla. La coppiglia è venuta.